Questo edificio si chiama Chiesa di Santa Maria della Spina. E all'inizio, attorno al 1200 circa, si chiamava Chiesa di Santa Maria del Ponte Nuovo. Ponte Nuovo che appunto sorgeva qua sull'Arno, che però poi venne distrutto. Si chiama Santa Maria della Spina perché attorno al 1300 fu donata una spina a questa chiesa e che si dice appartenesse alla corona di Cristo. È una chiesa in stile gotico, il gotico appunto pisano. Al centro vi è un pilastro dove c'è la Madonna col bambino e accanto ci sono due angeli. Guardate le curie di questa chiesa. Le statue che ci sono non sono originali, quelle originali sono custodite nel museo di San Matteo. Mi piace tanto questa chiesa perché è stato il primo edificio sacro che io ho visto tanti anni fa quando sono venuta per la prima volta a Pisa. Adesso la chiesa, rispetto alla sua posizione d'origine, si trova sollevata di circa un metro rispetto alla posizione originaria a causa delle numerose, diciamo, inondazioni da parte del fiume Arno. È una chiesa piccola ma carina e proprio rappresenta il cosiddetto stile gotico pisano. Guardate, questo è l'Arno. È un piccolo gioiello questa chiesa e per me ha un legame affettivo, proprio perché il primo edificio che io ho visto quando sono arrivata a Pisa. E